E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Riprendiamo con Call of Duty Mobile. Allora, innanzitutto vi volevo chiedere scusa se per un po' di giorni non ho fatto video, ma sono stato impegnato con Cristina e Gaia a lavorare al nuovo logo e all'interfaccia, vabbè, di Discord. Questo logo lo starete vedendo sopra pressione. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace il nuovo logo del nostro clan. Poi vi ricordo come sempre che in descrizione trovate il link alla mia pagina Instagram, il link alla pagina Instagram della Resilienza. Mi raccomando, iscrivetevi anche alla pagina della Resilienza, attenzione, e il link al canale Discord se vi volete unire, farci quattro chiacchiere. Poi durante le giornate spesso sono lì su Discord in condivisione schermo a fare qualche partita, ci facciamo appunto quattro chiacchiere, qualche partita e quant'altro. Inoltre stasera ci sarà la live sempre su YouTube. Ragazzi, purtroppo io con Twitch, avete visto in questi giorni, sto avendo diversi problemi. Dopo un po' di minuti, anche una mezz'oretta circa, quello che succede a schermo e la mia ripresa da webcam praticamente sono completamente sfalsate. Quindi, se qualcuno di voi è abbastanza esperto, mi scriva su Instagram per poter risolvere questo problema. Io ho una connessione, devo dire, eccellente, le impostazioni sono messe bene, però non so come mai nell'ultimo periodo Twitch mi sta creando questo problema. Quindi aiutatemi, per favore. Detto ciò, ragazzi, mi sembra di non dover dire altro. Invece, sì, stasera, quindi live su YouTube, alle 22 precise. Prima mi farò qualche partita random con qualcuno di voi. Ci sarà un po' di intrattenimento, come sto un po' sperimentando in questi giorni. Spero che le live precedenti, vi invito a recuperarle, vi siano piaciute. Comunque mi sembra un feedback positivo ci sia stato. Alle 22 ci saranno due BR private. Siete tutti invitate. Se volete invitare anche dei vostri amici, assolutamente fate girare questa cosa qua, perché faremo due BR belle, corpose, con tanti giocatori, squadre, se siamo in tanti, squadre da 4, altrimenti se siamo circa una trentina faremo squadre da 2. In una non giocherò, quindi farò proprio da spettatore e andrò a commentare un po' la partita e le vostre prestazioni, nella seconda invece giocherò anche io. Detto ciò, ragazzi, partiamo a bomba, siamo con COD Mobile cinese. Ok, l'iPhone sta avendo qualche problema di rotazione. Perché? Perché come avete visto da titolo è uscita una nuova mappa. In realtà mi sa che l'avevamo già vista, mi sembra, in una live. Io pensavo fosse una versione un po' diversa della mappa Coastal che in questi giorni è uscita nella nostra versione di COD. Invece, grazie ad Anonymous YouTube, ho scoperto, perché in cinese non lo so, ho scoperto che si chiama Monastery, comunque è la mappa Monastero in sostanza. Tralasciando un attimo l'inglese, ragazzi, è un video abbastanza spiccio. Allora, no, questa è Battle Royale. Tanto, ragazzi, volevo far vedere una cosa, scusatela, eh. Ma quanto è figa questa cosa! Tu in VR nella lobby puoi decidere se inserire un veicolo che ti spona alle spalle. Per esempio, il carro armato mostra nella lobby ed ecco il carro armato dietro di noi. Ma secondo me il più bello è proprio l'elicottero. Cioè, ragazzi, una roba assurda, e spero la mettano anche poi presto nella versione globale di COD. E tra l'altro, ragazzi, sulla pagina Instagram del clan troverete, a parte il logo bello gigante che abbiamo messo io e Gaia, troverete anche una clip, una chicca dell'Land Rover. Molti hanno chiesto: ma scusa, questo Land Rover da dove ciccia fuori? COD Mobile cinese, Activision, nella versione cinese, ha fatto un accordo con la nota casa automobilistica inglese. Era uscita un'estrazione, mi sembra, un'estrazione o le casse, quelle tipo una decina di casse, tu ne acquisti una 10, pacchetto da 10 e ti escono cose a caso. E il premio più succoso era proprio Land Rover, che va a sostituirsi, non so se all'Antilope, ma credo alla Jeep. E ragazzi, veramente bella. Quindi andatevi a recuperare quel video sulla pagina Instagram della Resilienza. Basta, ho fatto troppa pubblicità al clan. Un saluto, ragazzi. Partiamo a bomba con la mappa. Tanto qua c'è ancora caccia di oggetti, bellissimo. E eccola qua.
monastero da solo, perché non credo che ci siano lupo e fiocco di neve. Partiamo a bomba con questa mappa. Naturalmente, vabbè, in realtà voi non lo vedrete in video, ma io che ci gioco, l'ho già detto tante volte, c'è sempre un po' di delay, ma più che altro tra l'input, tra le azioni che io compio, in questo caso con controllo il PS4, rispetto a quello che succede a schermo, ma questo è dovuto alla connessione. Poi ragazzi, state pronti perché sì, capitano, presto arriverà anche un video riguardante, diciamo, un confrontone tra controlli touch e controller. Adesso arrivederci, abbiamo fatto un colpo da maestro. Infatti i cinesi a COD non sanno giocare, ma neanche io so giocare a COD praticamente. Dove vai, bello? Ole. Dove va? Ah, bella. Ok, ho sparato totalmente a caso. Tra l'altro sono riuscito appunto a sbloccare la Deagle e l'ho potenziata credo al massimo. Qua abbiamo un Ghost. Tra l'altro ragazzi, mi vedete giocare un po' maluccio, ma perché l'iPhone, lo schermo è piuttosto piccolino. Io non sto trovando nessuno. Allora, c'è qualcuno là dentro. Vieni qua, giovine. Ole, è shot. Non è vero, abbiamo fatto troppa distanza. Dai. Allora, mi stavo dicendo una cosa, ma non me la ricordo. E no, ecco, stavo dicendo che uscirà presto un video dove faccio il confronto tra controlli touch e controller. Sarà un paragone, un po' come quel video della grafica e degli FPS. Ci saranno le due schermate dell'iPad alternate, ci saranno un pezzo dove faccio vedere come gioco col touch e il pezzo dove gioco con i controller per ogni tipologia di arma. Nel senso, non vedrete tutte le armi, ma la categoria fucile d'assalto, quindi userò per esempio solo M4, Nero War, fucile da cecchino, fucile a pompa, mitragliette e quant'altro, in sostanza, quant'altro. Allora ragazzi, la mappa è stupenda, adesso tornando un attimo a noi, è molto molto ben fatta. Devo dire che generalmente le mappe sono fatte abbastanza bene, però le ultime che stanno uscendo come dettagli sono veramente stupende. Vedete qua questo giardinetto, questo, che cazzo è, un olivo, credo. Non mi sto cagando per niente la partita. Arrivederci. Se me lo state per chiedere, sì ragazzi, credo che sia proprio prima linea. Mi sono incastrato e non posso neanche scendere. Arrivederci. Qui abbiamo il ok, ragazzi, ripeto, tracciate un attimo la mira. Tra l'altro grazie a una, ok, siamo morti malissimo. Grazie a un ragazzo, adesso purtroppo perdonami, non mi ricordo il tuo nome, eventualmente palese ti qua sotto nei commenti, ti devo ringraziare perché mi hai dato un nuovo settaggio per il Locus che è veramente una bomba. E se vi interessa sapere il settaggio del mio Locus, palesatevi stasera durante la live che ve lo faccio vedere, ma comunque è una bomba. E vaffanculo. Guarda, sposa lame imbarcato. Molto molto rapido, utilissimo soprattutto per chi fa le sfide 1v1 cecchino. Vabbè, molti di voi, lasciate un attimo che italiano, quegli esperti già sanno come settare al top il Locus, però per quegli altri, ok, siamo morti malissimo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, fatemi vedere stasera in live. Vabbè, usiamo il drone, ci godiamo anche l'animazione, guardalo là. Vabbè, qua mi rispondono su Telegram, ok, mandami il UAB che fa molto design. Comunque diciamo che come mappa è abbastanza piccolina. Siamo di questi corridoi, eh?
Ma dove cazzo sei? Ma sposta, è bionda. Tanto nella versione cinese Lupo l'ha sbloccato, io non ho capito ancora come, secondo me l'ha sbloccato totalmente a caso. Il robottone, Reaper. Oh merda, oh merda, oh merda, 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 merda. Yofu. Vedete, c'è molto. Cioè, io vedo molto delay. Ok, abbiamo fatto l'ultima kill, grandissimi. Ha sbloccato Reaper. Che vabbè, noi abbiamo sbloccato col Battle Pass, se non vado errato, nella Season 4 l'anno scorso. Olè, però tanta tanta roba come mappa. E vorrei sbloccarlo anch'io. Gli ho chiesto al lupo, però non si è capito un cazzo di come l'ho sbloccato, ma va bene. Purtroppo come modalità. Ok, qua abbiamo sbloccato mille mimetiche, mille varie cose random. Poi se volete un'altra live, perché avevamo fatto delle partite con gli zombie, e c'era un modo per poter affrontare il boss degli zombie, quello più cattivissimo, che è tipo una specie di albero mutante. Dai, facciamoci un'altra partita, tanto per chiacchierare un pochettino. Quindi se volete un'altra live sulla modalità zombie, ragazzi, cioè modalità zombie, comunque code cinese, fatemelo sempre sapere qua sotto nei commenti. E tra l'altro aggiungo che avevo proposto qualche video fa, forse nell'ultimo video. Mandatemi su Instagram, alcuni di voi già l'hanno fatto, vi ringrazio ragazzi, poi arriverà il video. Mandatemi su Instagram il set, il gunsmith delle vostre armi preferite, quelle che utilizzate spesso in multigiocatore, perché volevo farci proprio un video a riguardo, un video o anche due video. Dove provo le vostre armi assolutamente, così. Ok, il nostro compagno è morto malissimo, oserei dire. Ai, arrivederci. Ok, carica sto baracchino. Olè, ruppa destra. Qua abbiamo due giocatori reali. Ma che state fuori? A parte che sono morto come un coglione, però questo è un altro discorso. So che sei qua. Ah, okay. Tra l'altro, avete notato che quando io colpisco i nemici, c'è praticamente una nuvoletta nera, nel senso non c'è più il sangue rosso classico. L'abbiamo lisciato con la merda. Ragazzi, cioè, questo probabilmente è un giocatore reale, ma avete. Ok, morto malissimo. Ma io non lo so, ma i cinesi sanno giocare a Call of Duty Mobile oppure no? Ah, poi se vi interessa eventualmente comunque anche qualche altro video, magari vi porto qualche classificata così a caso. Oh, ma allora. Vedete che c'è il sangue nero. Beh, comunque questa cosa qua del sangue nero, diciamo colorato, è un'impostazione che spero aggiungano presto nella nostra. Aspetta, volevo prendere le GKS. Mica, GKS con me non si può vedere comunque. Arrivederci, cara. Tante care cose, alla mia famiglia, cinciulla. Ok, siete uno con un E21 VR. Io sono tanto, tanto morto. Olè, giustizia è stata riportata. Vieni qua. Ehi, non si campera. Non si campera, giovine. Mi ha fatto un headshot da panico. Questo. Diciamo che è bravo. Olè. Perdonatemi, ragazzi, l'inquadratura dell'app. Vabbè, mandami il drone. Anche se il drone in questa mappa serve praticamente un cazzo. Perché comunque vedete che ci sono corridoi molto stretti. Qua abbiamo un ghost. Ah, sei tu quello che l'hai vinto nel BR. Cosa si è chiamato, brutta merda. Arrivederci. Cioè, se venga. Praticamente un cazzo, perché. Come vedete, ci sono un sacco di. Zone al chiuso. Le aree sono piuttosto. Ristrette. Non ho capito se sei sopravvissuto o meno. Arrivederci. E vaffanculo, Gianni. Allora, ma di che. Proviamo solo 21 BR. Quanto merdoso è. Vabbè,
Oh, oddio, non è che tanto male. Proviamo armi random. Tu mi hai rubato la kill, brutto schifoso bastardo. Arrivederci. Ok, caricami sto coso. Olè, sempre l'ultima kill, signori. Ma Pasquali, anche nella versione cinese, fa capire quanto è pro. Non è vero, non è vero. Ma che sta da D? Ok, sto toccando anteriori, non si può vedere su questo fucile a cecchino, ma poco importa. Vabbè, ragazzi, detto ciò, questa era la mappa Monastero, molto, molto bella, molto, molto interessante. Abbiamo sbagliato cosa, ragazzi, non mi chiedete che cazzo di missioni sto facendo. Vabbè, a parte le missioni mimetiche, ma queste robe qua, non so cosa ci sia scritto, se devi fare tot volte quella modalità di tratto, siamo ancora a livello 6, abbiamo fatto 23 kill, siamo arrivati secondi, non si sa perché. Ecco ragazzi, ve lo fa vedere la cosa della di come cambiare il sangue eccetera. E questa qua è l'impostazione. Adesso la parte sotto non ho capito. Ah no, la parte sotto praticamente sono gli indicatori di quando un nemico titta e ti fanno capire da dove ti ha colpito. E possiamo scegliere se appunto giallo, verde lime, questo sembra un rosso magenta, proprio lilla, azzurrino o nero. Io non mi ricordo com'era, ma credo che fosse azzurrino. Mentre il sangue, adesso, allora, qua dovrebbero essere, questa impostazione, vedete, è la tipologia di animazione. Qua più una macchia, qui è proprio quasi uno spot di sangue. Ok, questa è proprio una merdina. Questo è molto tipo, sembra quasi un riccio di mare, molto a punta. Questo tipo, sapete l'indicatore quello del radar? Mentre questo qua non riesco a capirlo molto bene. Però è male, però. Devo dire, il più grosso è questo qua, tipo macchia di sangue. Ma lasciamo questo e anche in questo caso potete lasciare il colore. Devo capire che cosa sta a indicare questa impostazione. Allora, credo che come risposta sia sì e no. Forse è proprio mostra sangue, quindi se io adesso l'ho messo qua, forse magari non me lo fa vedere. Non lo so, perché sapete, in alcuni giochi so che c'è questa impostazione anche in Assassin's Creed. Forse è fatto per le persone sensibili, quindi anche se parliamo di un videogioco, comunque il sangue dà magari il loro fastidio. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto questo breve video, mi raccomando tanti like, spolliciate come se ci fosse domani, iscrivetevi al canale, condividete tutta la pappardella e da Ori Pasquali mando un enorme saluto, un enorme abbraccio e noi ci vediamo stasera in live dalle 20 alle 23. Ciao a tutti ragazzi.